Ciao a tutti Fluffetti e benvenuti in un nuovo video di allenamento in famiglia. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, fallo subito, se no poi ti scordi. Metti un bel mi piace e seguici dove? Dante lo dice, su lo Instagram. Sa. E su Instagram, già detto. E su Facebook. E su Facebook. Oggi a grandissima richiesta, cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere un altro Tabata. Se l'avete persi, qua ci sono gli altri Tabata che abbiamo fatto, che sono fighissimi. Per cosa l'abbiamo fatto, mamma? È fortissimi. Addominali, gambe, glutei. Abbiamo fatto tutto. E quindi che cosa manca? Che cosa manca? Parte superiore del corpo. Mi sta impallando. Oh, così. Per la parte superiore del corpo, personal trainer Dante. Shish. Venghi. Venga. Quanti esercizi bisogna fare nel Tabata? 5. No. 8. No. 3. No. 2. No. 1. No. 2. No. 8. I nostri 8 esercizi li imposteremo sempre nella nostra applicazione Tabata Timer, che vi scriveremo in descrizione, che è comodissima per fare proprio Tabata. Si chiama Tabata Timer. Ma dai, eh? E allora che cosa stiamo aspettando? Parte superiore del corpo, si pompa con il Tabata, pronti, via! Musica Tamarra! Musica Tamarra attivata come sempre per aumentare il nostro pump. Timer pronto che ci scandirà gli esercizi. Oggi sono molto... dislessico. Oggi sono molto carico, volevo dire. Scusa. E allora iniziamo subito con i nostri 8 esercizi. E iniziamo dall'esercizio mio preferito, piuttosto bellissimo, piegamenti in rocca. No, piegamenti in rocca. 10 secondi, lo mettiamo qui così. È ben evidente, anche se lo metteremo in sovraimpressione. Piegamenti in rocca, una bella V. Sul sedere, braccia larghe e piego e salgo. Piego e salgo. Vai! Sì, uomo! Piego, mamma mia! Che beltade! Spingiamo il peso in avanti! Con stile, classe, eleganza! E abbiamo finito il primo! Che rocca! Gli occhiali sono scomodissimi! L'ho già tirato io! Il secondo, che Brando è un esperto, aperture laterali delle braccia in plank, wow. E via! Apro uno, apro uno e apro l'altro! Fantasma. Vai! Come un fantasma! Oppa! E apro! E apro! Questo qui è facilissimo! È facilissimo! Facilissimo! È incredibile! Ma perché lei sta migliorando? E abbiamo già fatto il secondo! Che beltale! Sdraiati, pancia sotto! Braccia stese! Via da sopra! Attento che devo dare una gomitatina! E solleviamo le braccia e portiamo i gomiti del corpo! E restendiamo le braccia! Sulle braccia, gomiti del corpo e restendiamo le braccia. Sulle braccia, gomiti del corpo. Papà, io non appoggio manco un po'. Mamma mia. Sulle braccia, gomiti del corpo. Vai, sulle braccia, gomiti del corpo. E abbiamo fatto, eravamo un po' vicini, ma va bene. Piegamenti, braccia strette. Pronti? No. Piegamenti, braccia strette. Vai. Brando, fammi vedere quanto sei bravo a fare i piegamenti. Hop. Ma quali? I piegamenti, quelli che fai sempre. Hop. Questi fai con le gambe tese, amore. Ma dai. Hop. Oh, beh. Oh, yes. Hop. Mamma, tutti quanti, no. Sì. E stop. No. Abbiamo fatto. L'ho fatto. Cane che guarda giù dinamico. Lo conosciamo. Dai, il cane lo sai. Un bel bravissimo, però in avanti e indietro. Amore, guarda. Avanti. Bene. Ti allunghi, bravo, e poi ti chiudi. Sì. Ti allunghi. Up. Hop. Aiuto, avanti. Quando vado giù. Sì. Tenta di tirare le braccia, bravissimo, vai. Hop. Sì. Bravissimo, tavolino. Tavolino dinamico. E apro. Sì. E torno dentro. E apro. E torno. E apro. E torno dentro. Sì. Ti vuoi vedere la trippetta? Mi si vede la trippetta. Io.
e apro. A me no. Sì. Benissimo. Piega lenti, ma braccia larghe. Gli ultimi due esercizi. Piega lenti, braccia larghe. Larghe, larghe. Larghe. E vai. Hop. Troppo larghe. Meno larghe. Tenga quella pancia. Oh, appoggi le ginocchia. Porca Peppa. Aiuto. Vai. Sto facendo con le braccia a te. Bravo. Bravo. Vai così. Aiuto. Guarda che fatto. Meglio, meglio! Io l'ho fatto così tutto il tempo! È più bravo di me! L'ultimo, lì! L'ultimo, l'ultimo! Dip. Hop! Appoggiati qui! Hop! Oh, bravissimi! Piego estendo! Pompiamo i nostri tricipiti! Sì! Sono scoppiate le braccia! Vai, vai! Anche a me! Mamma mia! Anche a me! Anche a me! Oh, mamma mia! Dai, che è finito! Facciamo fare a loro, eh? Perché io ho finito le braccia. Fai vedere che braccia posso applicare. Ai flaffetti, fai vedere. Fai vedere i tuoi muscoli ai flaffetti. Yeah. Fai vedere i flaffetti i muscoli. Oh. Oh. Vedi che stanno crescendo. La bassa braccia. Incredibile, quanta energia. Allora. Voglio vedere le braccia. Da solo. Allora, flaffetti. Andiamo dopo a fare queste evoluzioni acrobatiche e folli, le considerazioni. Che cosa vi consigliamo? Noi vi consigliamo di ripeterlo almeno 4 volte, di segnargli gli esercizi, di rimettere da capo il video per fare più visualizzazioni, comunque di farlo più volte. La cosa bellissima è che vi serve soltanto 1 metro quadrato. E che potete farlo dovunque. Bellissimo! Fateci sapere nei commenti se lo utilizzate, perché per noi è molto utile abbinare anche nelle routine cardio. Durante una corsa potete fare un piccolo blocco per la parte superiore. Fighissimo! Cosa ne dice mamma? Ha sentito il lavoro nella parte superiore? Non muove le braccia. Non le muove. E quindi noi vi salutiamo! No, non le facciamo nemmeno un saluto perché non riesco ad alzarle. E quindi noi vi salutiamo muovendo la spalla. Muovi la spalla così. Al prossimo video! Ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, seguirci anche su Instagram e, perché no, invitare anche i vostri amici ad iscriversi al nostro canale. Fate i tirchi! Ciao! Ah, aiuto! Siate, come si dice, altruisti! Altruisti!